Proprio 5 minuti per far salire qui sul palco tutti i collaboratori di IOS, volontari, staff, amici che lavorano con noi, tutti a partire da 20 anni fa. Angela, ti tocca. Chi è presente, che a vario titolo ha fatto il volontario, l'educatore, quelli di adesso e quelli di allora, chi è già presente venga su per favore. Non finiate, non lasciatemi sola. Alina, dai la foto a qualcun altro, devi salire. Allora, perché è importante? Perché è un'occasione unica per fare una foto di gruppo che IOS non ha. Per quello invitiamo veramente tutti a salire sul palcoscenico. Gianni, in questo momento non devi salire. Ti devo chiamare per nome, Matilde, per favore. Perché non fai la volontaria quando ci sono le feste? Cammina. Forza. Scusate, sono senza occhiali, non vedo molto bene, però tutti quelli che a vario titolo hanno contribuito a far crescere IOS 20 anni, per favore salgano, già ne mancano tanti. Gina, adesso li teniamo su anche loro. Ragazzi anche, ragazzi. Elisa, ti vedo, ti curo. Vieni. Saverio, non la passi liscia. Chi altro vedo? Non lo so se riesco a riconoscervi, perché Giuseppe, forza. La Monica, dov'è finita la Monica? Dai, su. Giuseppe, sì, Giuseppe, non ce la fai a fare le scale. Dai, ti prego. Ma dai. Se veniamo in due a prenderti? Dai, non facciamo perdere tanto tempo, perché poi parte lo spettacolo. Angela, tu te l'hai aiutato in passato. Viene più volentieri con Angela, sai? Dov'è? Vieni, 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 tutta l'IOS. Allora, evitiamo, perché non voglio coprire nessuno, ma io non mi posso inchinare. Mi alzo più. Valmiro, dove sei? Guarda che le mie ginocchia non reggono. Guardiamo Elisa. Elisa, fai vedere. Ancora una, deve salire l'ultima. Adesso, per non rubare altro tempo, mentre tutti scendono, vi spiego una cosa velocissima. Qualche anno fa un direttore didattico di San Giuliano mi aveva chiesto di prendere dei ragazzini delle medie che doveva sospendere per punirli e farli venire da noi a lavorare. Io mi sono sentita molto molto offesa da questa richiesta, perché secondo me non era una punizione venire a lavorare con i nostri ragazzi. E quindi non ho dato questo consenso. Sono passati tanti anni e solo ora questo regista qua è riuscito a fare il miracolo, perché il teatro di oggi sarà recitato da attori misti, cioè ci sono i nostri ragazzi, c'è una ragazzina delle elementari, ci sono dei ragazzi delle medie che non sono venuti assolutamente in punizione,
ma sono venuti a conoscere la nostra realtà e hanno voluto partecipare. Quindi abbiamo ottenuto un bel risultato, io credo. Adesso vi lascio vedere lo spettacolo che vi parlerò dopo. Riprendiamo da capo, con Re, dai. Ripeti tutto. Re, bella. Bella come i soli, dedicata come la luna. Che gioia, che gioia. Un evento senza pari. Mia cara, dobbiamo organizzare una grande festa in onore della nostra piccola principessina. Yeah.
sono arrivati ieri, faccia Terenio. Oh, perbacco, difatti, flora, fauna e serena. Bene avanti, vi piamo a portanto. Che piacere è stato, un momento felice. Che benedizione, che giorno memorabile. Che avete detto tutto voi, le faremo per regalo. Stavate? Sarete chiedendo maestà. Ecco, effettivamente sì. È presto detto maestà, ognuno di noi con il nostro potere magico le donerà una dote, una qualità che le rimarrà per sempre. Tu dica, così, quando crescerà diventerà una principessa bella, buona e saggia. Approvo? Approvo. Levate, è il più bel regalo che possiamo mai cercare di tirare per la nostra piccolina. Bene, allora possiamo incominciare. Io le do la dolcezza che accompagna la bellezza, io le do l'intelligenza e le do di pazienza. Io le do la fantasia e un pizzico di allegria. Una voce per cantare e gambe svelte per danzare. Uno sguardo incantatore fatto apposta per l'amore. Una pelle come la rosa. Ma da me avrà sfortuna! Non mi avete voluta invitare e... Regina. Vabbè, perché... Ma che... Che è da una vita, ci siamo dimenticati che ci... Allora, sono sicura che ricorderete la mia profezia. Quando la principessa compirà 16 anni, si pungerà con un fuso e morirà. Sì, morirà, cra. Tutti? No! No! Sì! Diabolica! Sì! Brutta! Wow, che cosa! Sì! Sì, zitto o ti spenno! Poesia. Un momento, non è tutto perduto, io devo concedere ancora il mio dono. Non lo posso annullare, lo posso modificare. Laddove la principessa appunto da un fuso non morirà, ma cadrà in un sonno lungo, profondissimo. Solo un principe forte e valorioso sfiderà ogni avversità pur di trovarla. Ma questo possiamo dimenticare prima che si vedi anni questi, anni vari, magari quanto lei si riverà, noi non speriamo più. Flora.
Ma non disperatevi, c'è una soluzione anche questa. Se verrete, potrete addormentarvi con la bella principessa. Oh, sì, per favore. Io vado subito. Io vado a prendere le bacchette magiche. Cosa hai detto? Stop! Ma 16 anni sono quasi passati. Dai, un'occasione speciale. No, non se ne parla proprio. Abbiamo fatto senza permesso 16 anni. E continueremo a fare così. Esatto. Ma noi? Ma noi lo sappiamo fare una torta. Ma non devi farla mica tu. E chi allora? Io. Ma voi non sapete fare proprio nulla. Tu per esempio non sai proprio cucinare. Ma che, ho qui un bellissimo ricettario. La farò di 15 strati, compagna di me. Dai, vieni qui. Ma dai, ritroviamo la magia! Ma tu non l'hai mai cucinato! Zitta e ferma!
Allora, 3 tazze di farina, 2 tazze di zucchero, un cucchiaio, no, sveglia! Un cucchiaio, brava! Mi vedete come è cresciuta la tua splendida bambina? Sembrava ieri che l'ho provata vicino a vicino. È vero. E domani? Serena, e domani? Bravi! Thank you.
Signor sei tu, so chi sei di tutti i miei sogni, il dolce oggetto sei tu. Eccoci, ci siamo qua, cara, siamo arrivati. Adesso un regalo.
la corona. Sono mesli più. Non ce l'hai la fauna, povera? Povera cara. Benigno, lasciamola un po' da sola. È triste? È triste per il giovane che ha incontrato. Ma cosa possiamo fare? Spostatevi, spostatevi. Tamara, su. Tocca il fuso, toccalo. Aspetta, 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 aspetta. Si deve addormentare. La bella addormentata si deve addormentare. Se no abbiamo sbagliato fauna. Come se la vede?
quel contadino e invece prendo una trappola, prendo un principe. Ah, ah, perché sei così triste? Perché sei così triste? Rispondi dai del principe. Zitto, che parlo io! Ora ti racconterò. No, signor sì. Signor sì, signora. Ora ti racconterò cosa sarà di me sul real destino. Guarda al castello re di Stefano, sulla torre più alta. A sognare il suo vero amore giace una principessa, una splendida principessa che, guarda un po', non è altro che la bella contadinella che non più tardi di ieri ha conquistato il cuore del nostro nobile principe. Dovranno passare prima che il nostro principe possa andare a risvegliare una con un bacio d'amore. 100 lunghi anni, cra cra. Pensa quanto sarà bello il nostro principe fra 100 lunghi anni, cra cra. Zitto o ti spegno. Torniamo a noi. È davvero bella, con i capelli color nero e le labbra rosse come le rose. È davvero bella. Addio mio fedele compagno, per la prima volta dopo 16 anni dormirò bene. Anch'io. Cioccolata,
so chi sei vicino al mio cuor, ognor sei tu. So chi sei di tutti i miei sogni, il dolce oggetto sei tu. Yeah.
ti ritrova con me. Tutto è più bello, perché dove c'è l'erba, amore e vita, c'è. Oggi la vergogna non la si teme più. E allora cosa succede? Se io mi comporto in una modalità trasgressiva, beh, che male c'è? Vado incontro ai desideri nascosti di ciascuno di noi e li espongo. Quando son bravo. E allora, a questo punto, non sono più visibili con chiarezza i codici del bene e del male. Il bene e il male, ognuno li sente naturalmente da sé. Una volta si usava la parola sentimento. Oggi non è più vero. Semplicemente se uno ha il coraggio di mostrarsi vizioso. Se ha il coraggio di mostrarsi trasgressivo, è un uomo di valore. Almeno lui ha il coraggio, ha interpretato i sentimenti nascosti di ciascuno di noi. Questo ormai significa il collasso della morale collettiva, di quella individuale, di quella interna e di quella psichica. Quindi la fine dei tempi. Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto, e perché è il male trionfi, è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione. Questa è la vera storia di Cenerentola, il bene e il male. Era la bella presentata. Thank you.
parte di tutti i genitori, da parte dei ragazzi che hanno pensato di dirti con un fiore grazie. C'era anche Tiziano che purtroppo è dovuta scappare, quindi grazie per il tuo lavoro. C'è. Allora, io senza tutti voi non sarei niente, perché nessuno di noi da solo combina qualcosa. Abbiamo proprio bisogno della collaborazione di tutti quanti. Mi ero scritta due righe, ma adesso non le leggo neanche più. Perché? Allora, il ringraziamento parte dal cuore, ma parte davvero da 20 anni fa. Vorrei qui Valeria con me, perché tra il fondatore ormai ci siamo solo noi. È passato Domenico, ma si è fermato là, aveva un impegno. No, Valeria, per favore, vieni. Vieni, perché in questi 20, siamo partiti 20 anni fa in 5, ci siamo moltiplicati nel tempo e l'associazione è quella che è. No, non ne faccio meno. Non ne posso fare a meno, perché è stato veramente uno stimolo per poter partire. E all'epoca tutti abbiamo messo un po' di cuore, quel cuore che poi ciascuno di voi, perché non bastano i volontari che comunque con sacrificio, con voglia di fare, con tanta abnegazione quando serve. La Gina addirittura ha scritto un libro, addirittura rinunciando a mangiare pur di aiutarci a comprare un pulmino. Però se i genitori, se tutti voi amici non ci aiutaste mantenendo questo rapporto costante di fiducia, di affetto, di presenza, noi non potremmo fare quello che stiamo facendo. E non lo so, per esempio Stefano, il regista, è lui che tira fuori l'anima da tutti questi ragazzi. Dove è scappato Stefano? 40 anni di onorato servizio alla regia, 20 anni regista, cioè qualcosa è riuscito a tirare fuori, anche proprio come pensieri, l'ultimo pensiero che ha dedicato a Cenerentola dell'anno scorso, quest'anno era l'addormentata, ma vale per tutto, perché il bene e il male purtroppo si contrastano sempre, quindi io qui tra gli amici ho invitato una persona, ma la lascerei per ultima. Adesso volevo sul sindaco, perché è un amico, l'assessore, gli assessori se vogliono dare un saluto. Puoi andare tu, ma puoi stare con i ragazzi? Preferisco. Grazie. Io, buongiorno a tutti, io ringrazio voi, avete parlato di tanti sostantivi, bene, male, vergogna, io credo che invece ci sia da dire anche orgoglio, credo che per San Giuliano avere IOS e avere questo tipo di attività sul territorio sia un orgoglio, e questo è doppiamente, è un orgoglio perché è tutto frutto di volontari, è frutto di una visione bella che ha avuto Mariangela 20 anni fa e che grazie alla credibilità insieme a tanti altri amici siete riusciti non solo ad avere 20 anni ma a realizzare iniziative come questo, quindi l'amministrazione comunale sarà sempre al vostro fianco con l'augurio di raddoppiare l'anno prossimo i ragazzi che possono frequentare il vostro centro. Grazie e buone vacanze a tutti. Queste parole sono davvero di incoraggiamento perché abbiamo passato momenti un po' difficili, sì l'ho già visto. E allora l'amministrazione è vero, è sempre stata presente, è stata presente in questi giorni in maniera particolare e a loro noi affidiamo il nostro futuro. Là in fondo c'è l'altro assessore amico nostro, perché lo tormentiamo. Nicolai, vieni su, vieni qua e dai, lo so che sei stanco e che ti stai sciogliendo, ma scusami, vieni, vieni a trovarmi in vacanza. Se riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, dobbiamo dire grazie a questi due signori, perché se no non,
Non ce la potremmo fare. Gina, vieni su. Allora, no, vieni su. Lei è un altro, è un'altra pietra miliare dei nostri progressi, quindi non voglio dimenticare nessuno, perché tutti i ragazzi dello staff di IOS, tutti i volontari, tutti preziosi. Però dove è andato? Allora, vi racconto una cosa piccola. Quei due là, Riccardo e Vito, l'assessore, che è venuto a sue spese con la moglie e coi figli a trovarci al mare, sono partiti nuotando, pensavo andassero in Corsica. Perché? Allora, Vito adesso è dimagrito, ma quando è venuto a trovarci era bello rotondo. Sì, però era di più. Sono partiti e non li vedevamo più. Sparivano tutti e due, sono messi a nuotare e noi eravamo a riva un po' preoccupati. Questo per dire lo spirito proprio che lega l'amministrazione e i ragazzi, e questo secondo me è basilare, importante per poter consentire di andare avanti con lo spirito giusto. Dicevo prima, c'è qui un amico carissimo che è partito da Mendrisio, anzi sopra Mendrisio, per venirci a fare gli auguri. Don Mino, vieni su anche te, ti prego. Nel mio discorso avevo messo anche un passo della Bibbia per te, però te lo lascio dire a te. Dai. È un regalo. È un regalo proprio averti qua. Sì. Non è quello che tu fai. Non è quello che tu fai, non è. No, perché anche lui è impegnato così. Anche lui ha un'attività non più grande della nostra. Io ho tutto da imparare. Quando io lo vedo e mi racconta le cose sue, io ho tutto da imparare da questo. No. Non posso chiamarlo vescovo emerito di Lugano, eccellenza, come ti chiami? Don Mino. Don Mino. No, mi ha preso in contropiede Mariangela, proprio non pensavo. Sono venuto perché volevo rendere omaggio al suo lavoro, al suo impegno, che ha raggiunto ormai la maturità, ma non pensavo di dover dire una parola, anche perché far parlare un vescovo dopo una serata così potrebbe rompere le uova e fare la frittata. Ma abbiamo messo apposta il bene e il male, per aiutarti a... No, no, certo, ma... per esprimermi su quel testo vorrei averlo e poi non mi esprimo adesso, quando verrò a San Bartolomeo, perché la mia chiesa ha una casa di ospitalità di fianco a dove vanno i ragazzi, nell'Hotel delle Rose, quindi è forse lì che è maggiormente maturata l'amicizia e la conoscenza. Su questo testo voglio rifletterci un po' prima di parlare, mentre mi sento di dire che da vescovo non ho mai visto una Pentecoste così riuscita, così luminosa, perché in fondo il segno della Pentecoste qual è? C'erano popolazioni di diverse lingue, di diverse nazioni, di diverse provenienze e tutti sentivano gli apostoli, dopo aver ricevuto il dono dello Spirito, nella propria lingua. Intendersi al di là della diversità dei linguaggi, intendersi al di là della diversità cromosomica delle persone umane, saper integrare, coinvolgere, far partecipare pienamente alla vita di famiglia, alla vita di società, alla vita del comune, alla vita di questa umanità, queste ricchezze diversamente abili. Questo è il miracolo della Pentecoste. Lo Spirito Santo lo si percepisce quando si realizzano realtà come queste. Io vivo adesso da vescovo emerito in un istituto sopra Mendrisio, Canton Ticino. Sono stato benché bustocco di nascita, ma poi ho esercitato sempre il mio ministero di prete prima
e di vescovo poi nel Canton Ticino, sono stato vescovo di Lugano, sì, è vero. Quando sono entrato, io non dico pensione, non c'era pensione per me. Quando celebro poche messe ne celebro due o tre al giorno ancora adesso. Il vescovo deve fare tre cose: predicare, celebrare, governare. Non devo più governare, ringrazio il Padre Eterno che mi ha liberato da queste pastoie del governo che vedete come va in Italia. Sono svizzero ma sono anche italiano, non ho perso. Non ho perso. Taglio qua, non facciamo politica, non lo facciamo. No, però seguo la mia patria, che mi sono fatto svizzero perché potevo restare italiano, se no non mi sarei mai fatto svizzero, e quindi mantengo un occhio su questo paese meraviglioso dove si vedono queste realtà. Dicevo, diventato emerito, non governo più, ma ho il dovere di annunciare, ho il dovere di celebrare la presenza della tradizione, della civiltà cristiana ai nostri giorni. Vivo in un istituto di ragazzi diversamente abili, ecco perché sono particolarmente attento e sensibile a queste realtà. Noi li abbiamo in un'età più giovane di formazione, di scuola speciale, si dice prima, e poi di formazione al lavoro dopo. Anzi, un invito perché una volta possiate venire a trovarci, avvisandomi per tempo, perché possa prendere i contatti con l'istituto dove vivo. Sono qui anche per quello, ma una esperienza così autentica, così sincera, così sentita, di persone aperte a comprendere le realtà altre, le realtà diverse, e a cogliere al di là delle apparenze quella ricchezza di umanità che c'è in ciascuno, e farla fruttificare, farla rendere. È stata veramente la mia vera Pentecoste. Oggi ho ben celebrato tre messe, ma la messa più vera è stata quella di questa sera a San Giuliano. Ho fatto un po' di fatica, devo dire, al signor sindaco a trovare questo posto, e ho girato per sensi proibiti, ho sbagliato strade, ho chiamato Mariangela, gli ho detto vieni a prendermi perché giro da 40 minuti, continuo a sbagliare strada, tutti mi danno un'indicazione che non riesco mai a realizzare, però ci sono arrivato. E anche questo è segno che c'è una accoglienza, un'apertura, un'attenzione, e questo fa grande, bello, diverso il nostro mondo, la nostra umanità. Non se costruiamo muri o se tagliamo ponti, ma se costruiamo relazioni di tanta intimità, di tanto rispetto, di tanta attenzione, di tanta capacità di far fiorire anche questi fiori, che poi magari non saranno profumati, ma sono certamente i più belli che possiamo cogliere. Vi ringrazio per questa esperienza di Pentecoste che mi avete dato. Grazie a te, Domino. Grazie. Allora, possiamo far liberare i ragazzi dai costumi bellissimi, perché è la prima volta che riusciamo a recitare con i costumi belli così, perché c'è stata la volontaria che ha lavorato a casa e non so dov'è andata? La costumista dov'è? Adesso i ragazzi però dobbiamo liberarli perché sennò muoiono di caldo. La costumista dov'è? Eccola. La prima volta e vi do la notizia, siccome poi ripeteremo e lo ripeteremo sempre nel mese di dicembre, impareranno ancora meglio la parte, ma i costumi conservali per favore, ben bene, nel tuo salotto, ho visto Elisa, lei. Elisa che ha fatto la sua parte, va bene. Grazie a te. Adesso noi ci dobbiamo spostare per andare alla sede IOS. Io vi devo chiedere una cortesia. Vuoi parlare con me? Tu parli? Vuoi salutare? Elisa. Elisa è là. La nostra Elisa, vedo con la nostra Elisa, vai a baciarla. Dopo gliela vai a dare. Allora, vi chiedevo. Dov'è che è Cinzia? Sì, no, non vuole salire. Beh, tanto alla Cinzia, che io non sapevo che ha fatto tutti i trucchi,
ho detto che devo andare anch'io a farmi diventare bella, perché ho visto che gli hai sistemati così che verrò a trovarti. Grazie, grazie a te. No, dicevo, ci portiamo tutti in via Trieste 52, dove il vescovo emerito non trovava la strada. In via Trieste 52, dove c'è la sede dell'AIOS per la pericena, siamo tanti. Noi abbiamo allestito all'esterno, non c'è il posto a sedere, c'è qualche posto a sedere ma non c'è il tavolo per tutti. Vi chiedo proprio di con pazienza accettarlo, perché abbiamo lavorato 3 giorni per preparare la cena e ci abbiamo messo tutte le nostre facoltà, cioè col ricettario di AIOS e con l'aiuto di chi ci ha voluto aiutare. Speriamo che vi sia di gradimento, ci sarà un po' di disagio perché un po' in piedi, un po' no, un po' in piedi, un po' no, dobbiamo arrangiarci. Allora, io ringrazio veramente di cuore tutti quanti. Mi preme dire solo un'ultima cosa, che se la solidarietà guida, non c'è né politica, né religione, né momenti particolari. La solidarietà parte dal cuore di ciascuno di noi. E se noi riusciamo ad andare avanti è solo perché abbiamo questa impronta, e questa impronta ce la date voi, perché se voi non foste qui noi non l'avremmo. Grazie.